più sicurezza sui posti di lavoro, ma anche sicurezza per il lavoro, segretario? Assolutamente sì, sono i due temi cardine che oggi ci portano qui al presidio in regione. Il tema della sicurezza è fondamentale, così come il tema della salvaguardia dei posti di lavoro, soprattutto dopo la crisi del post-Covid, è necessaria. Quindi oggi chiederemo all'assessore Veri di mantenere il tavolo sulla sicurezza attivato e porremo ovviamente grande attenzione sulle scelte che vengono fatte sul tema della sicurezza, così come diciamo al governo Draghi di ripensare rispetto alla decisione di chiudere con il blocco dei licenziamenti a partire dal 1° luglio di quest'anno. Questa è una regione che verrà colpita moltissimo, come il resto dell'Italia, dal mancato blocco dei licenziamenti. Noi abbiamo stimato nei giorni scorsi che circa 17.000 posti di lavoro verrebbero meno in questa seconda parte dell'anno. Questo l'Abruzzo non se lo può permettere, per cui da un lato sicurezza sui posti di lavoro, dall'altro lato continueremo la battaglia affinché il blocco dei licenziamenti per crisi Covid venga prorogato almeno fino all'autunno di quest'anno. Molte aziende cominceranno ad attuare le procedure di licenziamento in una fase in cui la crisi ancora non è terminata, quindi c'è ancora una carenza di domanda, le aziende devono essere aiutate, si deve continuare ad aiutare economicamente le aziende. La cassa integrazione è gratuita, ma bisogna fare sì che l'aiuto alle aziende serva anche a mantenere l'occupazione in un periodo, ripeto, che è ancora critico. Il blocco dei licenziamenti di certo non può essere in eterno, ma noi abbiamo proposto un blocco fino al 31 ottobre, sperando che per quella data la pandemia sia finita, si rimetta in moto l'occupazione, riparta la domanda e poi anche si cominciano a spendere le risorse importanti europee legate al PNRR. Altra questione molto importante è che prima della fine del blocco dei licenziamenti venga attuata la riforma degli ammortizzatori sociali, in modo tale che in un periodo complicato come questo comunque coloro che perderanno il lavoro vengano accompagnati in un percorso di sostegno economico, ma anche di formazione e di attente politiche attive del lavoro che consentono alle persone anche di trovare nuovo lavoro.